Abbiamo appena concluso un convegno che rappresenta la conclusione degli eventi di celebrazione del centenario della nostra scuola, che appunto è stato festeggiato il 29 aprile 2023. E quindi, chiudendo il cerchio, abbiamo organizzato questo evento che ha costituito un'importante occasione di riflessione, partendo dal recupero delle nostre radici storiche, di riflessione sul ruolo della scuola tra passato, presente e futuro, con la presenza di voci autorevoli, professori universitari, con tutte le componenti, rappresentanti della pubblica amministrazione, dei genitori. E ciò che è emerso è il ruolo fondamentale della scuola nella crescita della persona e la necessità di un recupero di una dimensione valoriale che sia la base di tutti gli apprendimenti per lo sviluppo della persona. Per parlare del futuro di questa scuola, ma in generale della scuola, non possiamo non parlare oggi di intelligenza artificiale. E intelligenza artificiale che va conosciuta perché non va né demonizzata né esaltata. Dietro c'è tutto un ragionamento da fare e si tratta di parlare anche, ho parlato oggi di etica della responsabilità, ho parlato e abbiamo insieme discusso sulla veridicità o meno di certe immagini o di certi testi. Tutto questo è fondamentale che anche un insegnante e un bambino anche di scuola primaria inizi a comprenderlo per essere proiettato in un futuro in cui possa essere cittadino digitale, consapevole. Siamo dopo un anno ancora a festeggiare i 100 anni, adesso 101 del De Amicis, riflettendo sulla sua storia. E storia è storie, storie piccole, storie minute di tutta la gente che ha frequentato questo edificio e continuerà a farlo, ma soprattutto storia grande che fa di questa scuola non soltanto un edificio da primato per le sue dimensioni, ma soprattutto un edificio che ha partecipato a pieno titolo alla grande storia attraverso la sede dell'intelligence degli angloamericani durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha portato alla scoperta tragica ma fondamentale del campo di concentramento di Auschwitz. Un monito sempre vivo e un dovere per questa scuola, che non vive il privilegio di essere stata al centro della storia, ma deve portarne la responsabilità, quindi dare delle risposte a tutti, anche oggi, sollecitando soprattutto i suoi ragazzi e le sue ragazze a vivere un mondo migliore fondato su quello che è la virtù dell'uomo, quindi la sua umanità.